Ciao a tutti amici, benvenuti su questo nuovo Let's Explorer e oggi siamo su Starship Troopers Extermination. Cos'è Starship Troopers Extermination? Innanzitutto è un gioco che riprende il famosissimo film Starship Troopers degli anni 90 circa e devo ammettere che la somiglianza è davvero alta. Ci ho giocato una decina di ore prima di poter fare questo video e devo dire che credo che sia sottovalutato. Vero, in early access, svariati bug, ci sono dei problemi a volte con il lag, però se devo dire che è un gioco brutto, ragazzi, non lo è per niente, perché tu in questo gioco, se invidi altri 4 5 devi fare una bella partita e mettete un team, sparate a dei cazzo di mostri che sono dei ragni enormi fondamentalmente, perché questi erano nella storia prima di Starship Troopers, che viene da fantasia dello spazio. E cioè io in poche partite sono rank 21, da poco faccio 22, lo farò in questo video praticamente rank 22 e io mi diverto. Ci puoi che ti fai una leggera partita di una ventina di minuti, una trentina di minuti, ti metti, giochi, ti diverti, cioè è davvero sottovalutato. All'inizio c'era un sacco di gente che giocava 8.000 giocatori, tutti simultaneamente a giocare, a giocare, a giocare. Adesso sono rimasti in pochi e la cosa mi dispiace molto perché merita di più. E oggi vi faccio vedere una missione. Modalità Advanced and Secure, noi potremmo fare modalità Horda, ARC, noi dobbiamo difendere la nostra base, oppure massimo 4 giocatori, dobbiamo scannerizzare una zona, trovare il cuoco di questi cagnoni enormi e distruggerli, sterminarli. Io vado per Advanced and Secure perché voglio farvi vedere questa modalità. Voglio farvi vedere le varie missioni che possono esserci. Ci sono svariati mondi pianeti, non è detto che ti giochi sempre sullo stesso. Ovviamente è normale quando giochi per un bel po' di tempo poi ti accorgi che su Subway Sesame ti abitui, sai i punti di forza, i tuoi punti deboli. Diciamo che è davvero particolare. Il matchmaking di solito di 1 minuto e 30 c'era scritto, ma in realtà è anche molto di meno, come in questo caso, meno di 30 secondi, quindi vedi che c'è gente, o almeno se inizio partita siamo in 3-4, poi si arriva ad essere fino a 16. Quindi diciamo che c'è gente. Vediamo. Io ve lo consiglio ovviamente ad un prezzo molto scontato, ecco. We break net now to take you live to Agni Prime, where we join the Deep Space Vanguard on their next spicy assignment. The troopers need to establish a base on the unstable planetary surface and gather valuable seismic data for future battles against the bugs. Ok, siamo su Acme Prime, siamo in un punto della missione che è quello iniziale, dove praticamente il nostro obiettivo è quello di adesso di Attention on deck. costruire. Brimstone 1, your mission is to secure the Ark and activate it. We need that ground Madonna mapping mia, che data. lag. Once it's done, head to the evac point ASAP. Pyre out. Dobbiamo costruire la nostra, il nostro mobile HQ. Questa partita non sarà un normale Advanced and Secure, sarà una difesa della base, praticamente. Quindi potete vedere in alto a destra il simbolo rosso, ci sono We pochi are reading that the arachnidi. mobile headquarters is online and operating at full capacity. Stand by to receive the Ark. Questa è Dark Mission, Brimstone quindi 1, this is Vulture 1. Payload is loaded up and en route. Stay clear of the drop zone. Vulture 1 is RTB. Payload is on the deck. Ok, dobbiamo. Brimstone 1, this is Pyre. Let's start filling some canisters, people. Move out! Che non possiamo costruire? Greve. Vietate, addirittura.
Questa me l'ho dimenticata questa cosa qua. Siamo in muri attorno. Noi dobbiamo portare, come potete ben vedere, Deliver Ore to Mobile HQ. Praticamente noi dobbiamo costruire delle miniere dove ci sono quei punti evidenziati in A, per poter poi permettere di poter portare qui, ha messo quartiere generale mobile, il materiale, questo qua blu, lo descritto 2050, che ci permetterà poi di poter costruire difese. Pronto? Hanno attivato Upgrade la finestra e sta producendo questo materiale che andrà in questo barilone enorme. Be advised, Arachnid patrol spotted in your AO. Proceed to terminate the patrol. Dobbiamo eliminare gli arachidi. Ma guarda sto stronzo. Ah, il sesso del tuo personaggio è randomico. A volte è maschio, a volte è femmina. Loading fresh mag. Cazzo, uno è caduto. I'm not gonna quit on you, Trooper. Get up and fight. Bene. Cover me. Reloading. Ok, bene. The base is under attack in the southern quadrant. Madonna santa. Questa pistola è ottima perché blocca, cioè distordisce i nemici e tu c'hai il tempo per ammazzarli tranquillamente. Ok, sta aumentando il livello degli arachnidi e noi stiamo costruendo la nostra base che dovremmo difendere. Pezzo di merda. This is Pyre. Objective reading is complete. Well C'è un done, Brimstone stronzo, One. sa. Allora, io perché sono da solo e quindi diciamo che preferirei rimanere qui e difendere la base. In questo caso qua bisognerebbe portare il gas, come potrebbe vedere. Però qua ci sta in Eastern Crashed Dropship e poi ci sarebbe questo da eliminare. Quindi diciamo che se io avessi ad esempio un team, una squadra di 4, che eravamo già in due, 4 persone, porca puttana. Cademi, questi qua ci stanno massacrando. Devo andare su. Modi su Gino. Madonna. Cosa dici? Oh, ma avanti, siedo! Ah, questo è buono da fa. Oh, Foxy Topoli! Attention, elevated arachnid threat levels have been detected. Ok,
distruggere questi figli di anarco. The base is under attack in the southern. Arc is at 75% hull strength. I'm not gonna quit on you, trooper. Get up and fight. Perfetto, perfetto, perfetto. Piano piano ci stiamo riprendendo, piano piano. Arc is under attack. Ancora. Arc is at 50% hull strength. Come? Come? Ok, ripostiamo tutto, piano piano. Ho capito. Vabbè, ho tutti i coglioni due. Mamma mia, che grande. Proviamo a costruire. Hanno diminuito il livello degli arachnidi. Ok. Bene, 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 piano piano, piano piano. Ma tu? The base is under attack in the western quadrant. Questo si deve depositare subitamente. Porca puttana. Presto, 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 presto. Later. Bene, c'è un ordine in arrivo. Dove cazzo vengono questo? Cazzo. Under attack. Okay. The base is under attack in the northern.
Northern Quadrant. Non capisco solo dove viene il nemico. This is Pyre. Build tools out on the double brimstone one. You have incoming arachnid threats with no time to lose. Move it. Siamo verso la fine. Perché quando dice sta frase siamo pronti per l'orda finale praticamente. Il nostro obiettivo adesso è di creare le difese, cosa che però abbiamo già fatto nel corso del tempo, infatti abbiamo non so come finirà. Ci vediamo un po'. Questo qua. A te servono munizioni, ti do gli ultimi due. Ultimi due. Possiamo anche più costruire quei DF. Ok, almeno due li ho distrutti con la granata. Perfetto, così Architect 75%, we're almost there, Brimstone 1. Perfetto. Fanno spinto fuori.
cycle. All troopers on the ground, prepare to extract. Brimstone 1, we have your location. Stand by for extraction. Abbiamo salvato a Quengo subito prima che morisse. Ok, dobbiamo andarcene. Perfetto. Via, 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 via. Perfetto. Comunque siamo 13, il massimo è 16, quindi ci siamo perfettamente in ruolo, ci sta ad essere 3 meno. Questo frangente, porca puttana, non si capisce il cazzo. Mettiamo questa. Mamma mia, è un macello, non si capisce niente. Su questo frangente mi ricordo ad esempio Planet Side 2, perché c'è un panico all'interno di questa mappa enorme e tu ti diverti o bestemmi, che sia, è spettacolare. Per me va bene così, io non mi muovo più da qua dentro. C'è uno solo fuori che mi sa che rimarrà. Ah no, sono tutti dentro, perfetto. Perfetto. Nessuno è morto. Bello, tranquillo. Molto bene, molto bene. Agni Prime è un pianeta di merda. È sempre stato un pianeta di merda. Ci sono sti granatieri che sbombardieri gli arachnidi che fanno il casino ogni volta, distruggono tutto con un colpo. Va bene, perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto. Sono diventato sergente. Va bene ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto mettete un mi piace, commentate e fatemi sapere se acquisterete uno Starship Troopers Extermination. E ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi.